Buonasera, sono le 20:12 del 9 dicembre del 2013 e questo è Start Me Up. Ben trovato Sergio. Ben trovato Fabio e ben trovato a Greg anche alla console. Sì, che oggi ci permetterà di star con voi fino alle 9 come ogni lunedì ormai da un mese a questa parte. Abbiamo fatto un mese, sì, perché siamo partiti a inizio novembre più o meno, quindi abbiamo fatto un mese. Non auguri. Si direbbe, non si direbbe. Infatti mi sei sempre lo stesso. Sempre un ragazzino, nonostante il collo alto. Sei sempre lo stesso. Il maglione a collo alto di Jobsiana a memoria. Comunque, auguri allora, Sergio. Auguri, auguri anche a te. Lasciamo perdere. 100 anni di questa vita. sempre 100 di queste puntate. Start Me Up su Radio Messina International. Ci state ascoltando, se lo state facendo, dai 106.7 in FM se siete nella zona di Messina, altrimenti in streaming da Radio Messina International.it. Io ancora questa cosa non riesco a dirla, nonostante appunto sia passato un mese dall'inizio delle trasmissioni. Questo mi lascia un pochino perplesso, mi fa pensare questa ma cosa. Non ti dovrà lasciare perplesso il nostro primo argomento di oggi, che è la Startup Weekend. E allora tutti diranno: ma ancora che parlate di Startup Weekend, ma non di Palermo. La Startup Weekend approva da A Cosenza nel prossimo fine settimana, e a parlarne ci sarà il capo magno del mondo startup calabrese, ovvero Luigi Mazzei, che dovrebbe essere già in linea con noi al telefono. Buonasera Luigi. Ciao a tutti. Ciao Fabio. Luigi, ciao. Ben trovato. Come va? Bene. Piove a Cosenza? No, oggi non piove. Meno. Ce la stiamo prendendo tutta noi, non ti preoccupare. Allora Luigi, dunque, noi abbiamo già parlato un po' abbondantemente di che cosa è una Startup Weekend, abbiamo anche, perché sono passate appunto neanche 2 settimane dall'evento di Palermo, quello che ti volevamo chiedere così all'inizio: come si sta preparando Cosenza a questo evento? Anche perché, scusami Luigi, mi pare che non sia la prima o è la prima? No, questa? è la prima edizione, benissimo. In tutta la Calabria. Addirittura. Okay. Benissimo. E quindi come si sta preparando Cosenza a questo evento? Allora, nell'aria c'è un grande fermento, infatti lo dimostra il fatto che ci sono tanti partner interessanti del panorama regionale e nazionale. L'evento è promosso e sponsorizzato dalla BCC, Mediocrati, Calabria Innova e Rubettino Print. Poi ci sono grossi speaker come Fortunata Marelli, amministratore delegato della nota liquirizia Marelli, famosa in tutto il mondo. Poi ci sarà Raffaele Giordanelli, che ci ha appena confermato qualche ora fa di Eco4Cloud, che tra l'altro è una startup vincitrice di Working Capital nel 2011. E poi ci sono mentor di ottima qualità, tutti professionisti del settore. Quindi al momento quanti iscritti ci sono? Allora, allo stato attuale ci sono circa 50 iscritti, ma il numero continua a crescere ora dopo ora. Non a caso il primo stock di biglietti rivolto a sviluppatori è andato letteralmente a ruba. Ah ok, quindi c'è ancora possibilità di iscriversi? Sì, c'è ancora la possibilità, fino al 13 dicembre sono disponibili alcuni biglietti, però sono già pochissimi perché ora dopo ora stanno terminando. Senti Luigi, cosa c'è in palio con questa esperienza? Oltre alla possibilità di vivere un'esperienza unica appunto, ma cosa c'è, cos'è previsto? Allora, allo Startup Weekend vengono dati dei servizi dai global sponsor, che sono Google, Amazon, e poi inoltre Massimiliano Caruso, manager partner di Singulans, darà 1000 euro di servizi legali alla startup che vince. Invece vi do una chicca interessante: poche ore fa Davide Dattoli mi ha comunicato che chi vincerà l'iniziativa potrà vivere un'esperienza del Talent Garden. Wow, quale dei tanti? Allora, in qualsiasi città. Magari per chi non conosce Talent Garden, racconto un po' cos'è Talent Garden. Certo, vai. È uno spazio creativo di lavoro dove le persone si incontrano e riescono a condividere le proprie idee, e quindi riescono a sviluppare una collaborazione e creatività. Quindi è un coworking, uno spazio di coworking. Esattamente, lo spazio di coworking. Dai, questa è una notizia in anteprima, quindi. Sì, infatti poche ore fa me l'ha comunicato. Infatti in queste ore Davide Dattoli insieme a Riccardo Luna al Parlamento a presentare Cambiamo Tutto. Che non ci bruciare la scaletta, che ne parliamo tra un po', aspetta. Senti Luigi, la Startup Weekend in realtà è un po' un punto di arrivo di un percorso che tu hai iniziato, naturalmente non tu da solo, qualche tempo fa. Che cosa è successo in Calabria in questi ultimi anni? Allora, lo Startup Weekend nasce grazie alla collaborazione di appunto Talent Garden, che ho appena nominato, Startup Calabria. Startup Calabria è un'associazione no profit
che si rivolge a creativi, sviluppatori, maker, designer, e nasce proprio dopo la creazione del gruppo Italian Startup Scene. Italian Startup Scene, per chi non lo sapesse, è il gruppo di riferimento per l'ecosistema startup in Italia. Beh, per lo scorso 27 luglio abbiamo organizzato il primo meeting, dove abbiamo radunato tutti quanti gli attori più noti del panorama calabrese, e non solo, anche del panorama italiano. Non a caso hanno preso parte Riccardo Luna, Augusto Coppola, Roberto Magnifico, Antonio Congolino e il professor Barberi. Poi ci stava Davide Dattoli e Massimiliano Caruso, che ho citato prima, e molte startup calabresi. Da questo evento sono nate moltissime collaborazioni, non a caso abbiamo dei partner interessanti come Luis Labs, Singulans, Innovation Lab, di Pixel, Working Capital e altri a livello nazionale. Invece a livello regionale abbiamo Goodwill, Cangiacapu, Ottica di Lernia, Amarelli e Convindustria Reggio Calabria, in particolar modo con il presidente del gruppo Giovani Angelo Marra, con cui dialogiamo attivamente, sì, anche noi, con i sindacati tra cui la UIL, la provincia, la regione. E diciamo, il primo a credere in questo progetto è stato il sindaco Franco Mundo, che ha creduto in noi dal primo giorno. Poi il sindaco di Cosenza, ragazzi, scusami, sì? Il sindaco, sì, di Cosenza? No, di Trebisacce. Ah, di Trebisacce, ok, sì, perfetto, sì. E poi? Il nostro team è variegato, ci sono molte persone anche di altre regioni, quindi dialoghiamo attivamente con tutte le realtà sparse col territorio. Non a caso questa sera abbiamo il grande piacere di dialogare anche con Starmi Up e raccontare la nostra storia. Sì, perché penso che il networking sia il cuore dell'ecosistema startup. La Sicilia la considero una regione molto attiva su questo aspetto. Grazie, e poi comunque veramente sentendo tutti i vari, sì, partner che avete, sì, messo, sì, con cui avete a che fare, si capisce benissimo che il networking è un po' anche il vostro segreto. Esattamente, Fabio. Scusami Luigi, una curiosità, sì, che, sì, mi sovviene, poi la voglio collegare, sì, a un'altra notizia che noi daremo nel corso della nostra scaletta. Trebisacce, quanto fa di... è un piccolo comune? È un piccolo comune, 10.000 abitanti. Sì. 10.000 abitanti vicino Cosenza, no? Vicino Cosenza. Benissimo, sì, benissimo. Ok, poi lo... E poi lo collego con un'altra cosa. Ora non voglio rubare spazio a... Scusami Luigi. Quando vuoi puoi venirsi a trovare. Senti, no, in realtà secondo te in questo momento, allora tu più o meno te la sei girata tutta la Calabria, visto anche questo tuo interesse, da quant'è che ti occupi di startup? Allora, io mi sono avvicinato al mondo delle startup nel 2012, dopo aver frequentato il Innovation Lab, che è un percorso formativo in cui vengono insegnate le basi per fare startup. Ok. Ecco, dico, quindi nel corso, sì, di questo anno e mezzo più o meno, immagino tu abbia conosciuto bene la tua regione. Secondo, sì, te, sì, qual è in questo momento il core business della Calabria? Allora, in Calabria vedo che c'è grande fermento, in particolar modo nell'agroalimentare, ma anche grazie all'Università del Tecnes ho visto che ha tirato fuori un sacco di startup interessanti come Ecopro Cloud, Condomani, Artemat, Magic Bus. Poi altre startup interessanti sono GameBix di Valerio Pullano, l'altro co-founder di Startup Calabria, che ha vinto al Codemotion di Berlino. Ok, ma che cosa, secondo te, cosa hanno in comune tutte queste startup, se hanno qualcosa in comune? Allora, le startup in comune, secondo me, hanno in comune la determinazione, perché noto che in Calabria c'è chi ha la testa dura, va avanti, riesce a sfondare, infatti questo è il comune denominatore. Poi l'altro fattore, secondo me, e anche la posizione geografica, magari vengono sfruttate le risorse preesistenti, ad esempio sull'agroalimentare ci stanno vari start-up che stanno producendo un PIL abbastanza interessante. Ok. Ma quello che appunto abbiamo notato anche partecipando personalmente all'incontro di Confindustria Giovani di Reggio, sì, Calabria, sì, in cui appunto poi ci siamo incontrati, esatto, anche con, esatto, te, eccetera. E niente, la cosa che proprio mi ha colpito è stato questo fermento a cui accennavi tu, in lungo e largo per la Calabria, non soltanto nelle grosse città. Io apposta, esatto, prima ti ho fatto la domanda anche di Trebisacce, perché poi alla fine certe sensibilità si notano anche in piccoli centri, insomma, se il sindaco appunto in questo caso di Trebisacce ti dà credito, tu puoi andare anche più spedito nell'elaborazione del tuo progetto. Ma ripeto, in generale ho visto una Calabria molto, molto determinata, come dici tu. Ecco, questa è la cosa che mi ha colpito. È il fattore fondamentale, esatto, la determinazione.
Secondo te, diciamo, questo ha già dei risultati a livello sociale, ha comunque dei riscontri a livello sociale, oppure bisogna ancora aspettare qualche evento, qualche anno? Una ricaduta, tu dici, da un punto di vista anche dell'occupazione, sì, eccetera, sì, un sì, po' sì. In qualche modo. Secondo me, noi siamo partiti da poco, però in poco tempo abbiamo notato che abbiamo avuto parecchi consensi. Infatti, penso che secondo me dopo lo Startup Weekend si creeranno nuove startup, almeno me lo auguro. Ma secondo me, poi, ecco, aggiungo a quello che tu appunto stai dicendo, proprio in linea con quello che stai dicendo, la grande scommessa delle startup sostanzialmente è quella di rivoluzionare un fattore proprio culturale. Cioè, noi fino ad oggi, soprattutto noi le regioni del sud, gente del sud, siamo stati abituati ad aspettarci che qualcuno, esatto, qualcosa ci venisse preparato, insomma il piatto pronto. Invece, ecco, è forse il caso che ci rimbocchiamo le maniche, con tutte le difficoltà, per carità, non sto togliendo nulla, c'è una, sono parecchi, la situazione appunto è quella che è, ma dico, quando già una Calabria che ha appunto anche il suo storico eccetera, sappiamo perfettamente i problemi che possono esserci anche in Sicilia eccetera, però comunque tenta di risollevarsi, di avere appunto queste occasioni anche di rivincita, di scommesse eccetera, è tutto da essere contenti, non si può non essere plaudire a questo tipo di attivismo. Luigi, in chiusura, sì, ti chiedo come facciamo a seguire un po' tutto quello che succede alla Startup Weekend di Cosenza, al di là di venir lì. C'è il sito ufficiale che è cosenza.startupweekend.org, invece su Facebook e Twitter basta digitare SW Cosenza, quindi SW Cosenza. Perfetto. E usare l'hashtag SW Cosenza. Perfetto. Alla grande. Allora noi così appunto lo sto copiando anche sul nostro Facebook. E ok, Luigi, io ti ringrazio, ti auguro ancora buon lavoro, perché adesso inizia davvero il bello, perché fino adesso so che non hai scherzato. Grazie a voi. Per lo spazio. Io spero di vederti domenica. Stiamo pensando di venirvi a trovare domenica per vedere un po' e sentire un po' quello che è venuto fuori. Vi aspettiamo, così tocchi con mano quello che si sta sviluppando in questi mesi. D'accordo, dai. Grazie mille ancora, Luigi, per essere stato grazie con noi. Voi. Auguri, ciao. Buon lavoro, Luigi. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Lui ciao. Era Luigi Mazzei di Startup Calabria. E adesso ci sentiamo una canzone e poi ritorniamo qui a Start Me Up. Start Me Up. 20:32, ritorniamo in studio qui da Via Ubi, Via Corbino Orso. No, vai. Ho sbagliato, Umberto Bonino. Ma Umberto perché? Bonino ma, 11. Ma come fai a confondere? Però era 11, no? Stavo pensando a 11. Ma io vorrei sapere, io dico, poi sono io quello che no, perché io ho un problema con la toponomastica, no, al di qua del che sei un al pochino di fuori Roma. Onda. Forse la vittoria di Renzi ti ha dato un pochino la testa. Sono diciamolo. Esaltatissimo. No, in realtà è più il blocco stradale totale dell'Italia che mi sta facendo impazzire. Ma lasciamo perdere, perché abbiamo altre cose di cui più importanti di cui parlare, ovvero quello che succede a Licata, quindi facciamo un piccolo salto dalla ridente cittadina della Sicilia. Grazie per questa scheda tecnica a cura di Sergio Calderone. Abbiamo appunto, facciamo un salto dal profondo nord della Calabria, scendiamo al sud della Sicilia, a Licata, dove ci sono i nostri amici di Startup Licata, che insieme al comune di Licata e l'associazione culturale Ribalta hanno organizzato una manifestazione 100 metri di tela bianca. Gli artisti incontrano gli studenti, sono artisti, designer e studenti che daranno libero sfogo alla loro creatività sul tema dell'innovazione. Noi ne abbiamo contattato Angelo Sanfilippo, che è un po' il guru di Startup Licata, il fondatore, insieme a Filippo Bellomo, se non sbaglio, l'abbiamo sentito oggi pomeriggio riguardo appunto a 100 metri di tela bianca, e poi ne abbiamo approfittato naturalmente per parlare anche di quello che fa Startup Licata. Mandiamo pure lì la registrazione, grazie. E vai. Siamo al telefono con Angelo Sanfilippo. Angelo,
Che cosa è 100 metri di tela bianca? È un'estemporanea d'arte che si svolgerà in piazza Sant'Angelo, dove c'è la chiesa di Sant'Angelo, proprio che è il patron di Licata. Si stende fino alla chiesa di San Francesco. I partecipanti daranno libero sfogo alla loro creatività sul tema dell'innovazione, scegliendo anche quanta tela utilizzare per realizzare le loro opere. E poi verso le 19 verranno le opere realizzate verranno esposte al Chiostro San Francesco, dove verrà pure la premiazione. L'evento nasce dalla collaborazione di Startup Licata con l'associazione culturale La Ribalta di Licata. Tu sei uno dei promotori di Startup Licata. Ci puoi dire cosa fa la vostra associazione? Sì, è un'associazione no profit, è nata il 13 settembre 2013 a seguito della nostra esperienza mia di Fabrizio presso l'acceleratore di imprese del Working Capital di Telecom Italia. Nasce proprio per creare un hub, una community dove raccogliere le buone idee, cercare di aiutare le persone, anche la formazione di team per sviluppare idee che hanno a che fare con l'innovazione. Quali sono state le principali attività che avete portato avanti? Il 17 ottobre insieme con l'amministrazione comunale, la persona del sindaco Angelo Balsamo e dell'assessore alle politiche giovanili Giuci Marotta, abbiamo fatto un seminario sulle start-up innovative. Su che cosa sono le start-up? E abbiamo fatto questo evento in collaborazione con Carmelo Fabio Mondino, che è CEO di Innova Startup, che lui è un consulente e si è occupato proprio di illustrare tutto quello che riguarda gli aspetti normativi e fiscali e finanziari di una startup. Quali sono invece quelli in programma? In programma abbiamo un seminario su quanto riguarda il web marketing riservato agli alberghi, B&B, agenzie di viaggi e strutture ricettive in genere. L'evento è organizzato in collaborazione con Provin Imprese, l'ingegnere Eugenio Agnello, che si occupa di web e social media manager. Angelo, come si fa a seguire tutte le attività di Startup Licata? Tramite la nostra pagina Facebook, Startup Licata, anche Twitter, anche abbiamo il sito internet www.startuplicata.it. E questo era Angelo Sanfilippo di Startup Licata. E abbiamo comunque copiato sul nostro Facebook anche il link, diciamo, alla loro, appunto, alla pagina di Startup Licata. Abbiamo anche abbiamo condiviso l'evento, questo 100 metri di tela bianca. Tu ti chiedevi prima perché io chiedessi al nostro amico di Cosenza, a Luigi, sì, chiedevi perché mi ero incuriosito su Tre Bisacci. Perché sì, guarda caso, dico, per carità, dico, anche qui, anche a Messina c'è. Anche il fenomeno startup è stato sicuramente attenzionato dall'amministrazione comunale, e poi considera appunto anche Catania invece ha tutto uno storico già avviato, ma lì c'è comunque, dico, riconosciamolo, c'è un colosso come Telecom che ha dato un là significativo, e poi Palermo e così via. Però dico, quello che mi piace sottolineare è che talvolta di queste cose si riesce a parlare meglio, più velocemente, in maniera anche più organica, nelle piccole realtà. Cioè il fatto che un comune come Tre Bisacce piuttosto che Licata, dal punto di vista dell'amministrazione, dico, vadano ad appoggiare persone che appunto si spendono in questo campo, non può non notarsi e non farci piacere. Non sono solo le grosse realtà, anzi forse direi che forse nelle più grosse città forse questi fenomeni non vengono attenzionati come si dovrebbe. Dico, non voglio ripetere sempre che a Messina, dico, di questo fenomeno dell'innovazione, delle no, start-up, stiamo eccetera. Lavorando, voglio dire, no, si poteva già parlarne da tempo, però voglio dire, fa piacere, ripeto, che queste piccole realtà invece, anche, come dire, piccoli crescono. E aspetta di vedere quello che sta succedendo a Favara. Dovremmo andare anche a Favara, perché anche lì c'è parecchio movimento. Ne parleremo magari in un'altra puntata, però, di Favara, perché comunque dopo la canzone abbiamo ancora qualcos'altro da dirvi su quello che è successo invece a Messina. Abbiamo bisogno non so di quanti segni. Sergio, che cosa dobbiamo fare? Vai, sei in onda. Ah, sono in onda. In particolare mi era sfuggito, scusate. Volevo introdurvi l'argomento appunto successivo. Mm-hmm. Ma mi è scomparsa la schermata, naturalmente.
non ridere, sei sguaiato quando ridi. Vabbè. Ok, scusa, giustificatelo. Di che si parla? Di che si parla? Ora te lo spiego. Dici. Io non mi sento bene nel. C'è un medico in sala. Nella cuffia, non lo so. Dico a Greg così ci capiamo. C'è un medico in sala. Ci capiamo meglio. Allora, l'argomento, benissimo, l'argomento appunto su cui ora ci intratteniamo è l'evento che tra l'altro a cui io non ho partecipato, ma hai partecipato tu, ma certo. Giustamente lo introduco io, mi sembra giusto. Bravo. Ed è praticamente il Blank Mediterranean Innovation Factory. Non avrei saputo dirlo meglio, ma non l'avresti detto proprio completamente, ma io l'ho detto di seguito, una cosa bellissima. E allora, signori, c'è stato un aperitivo. Giorno 6 dicembre è stata la prima uscita ufficiale di Blank, un'associazione che conta tra i partner tre grandi aziende diverse tra loro, tra cui startupbusiness.it, il principale network del mondo startup italiano a cura di Emil Abirashid, e poi ancora ideato.it, società che si occupa di comunicazione e vendita online, e infine Cocoon Project .com, che invece si occupa di accompagnare e sostenere concretamente le persone a portare avanti il proprio progetto imprenditoriale. Benissimo, questa associazione si è presentata per la prima volta a Messina, il giorno dopo poi ha fatto l'identica iniziativa su Catania, ma dico abbiamo dato noi lo start a questa Messina, ha dato lo start a questa associazione, e tu, caro Fabio, sei andato a intervistare la responsabile, o meglio i due responsabili, Stelio Verzera e Giussi Tomarchio, che erano presenti, appunto i due cofondatori di Blank, che erano presenti a Messina. E sai che cosa gli ho detto? E ora lo ascolteremo, perché abbiamo la intervista che tu gentilmente, graziosamente ci hai voluto portare qua in radio, e quindi ce la sentiamo anche noi, perché io non so di che cazzo avete parlato, però io lo scopriremo cantando. Andiamo. Che cos'è Blank? Blank è un'associazione che si propone di abilitare in vari modi l'innovazione sui paesi del bacino del Mediterraneo, in particolare quell'innovazione che promette di avere un impatto ampio, quindi può essere un impatto sociale, può essere un impatto ambientale, un impatto tecnologico, comunque che non sia, ecco, solo il prossimo social network, insomma. Perché Blank? Noi volevamo chiamarla Bianco, il concetto è molto simile, e il motivo di questo nome è che intendiamo voltare pagina, quindi volevamo un nome che rappresentasse l'idea di qualcosa, di un contenitore vuoto da riempire con cose radicalmente nuove. Poi in realtà, per motivi di assonanza con politici siciliani, con i quali non siamo né pro né co, cioè semplicemente indipendenti, indifferenti, ci hanno consigliato di non usare quel nome, e in effetti poi Blank ci piace ancora di più, perché appunto il progetto nasce per non essere limitato alla lingua italiana, quindi una parola conosciuta in tutto il mondo. Blank space è un carattere asci, no? Il carattere vuoto. E in più, se c'è un'assonanza con qualcuno, è con Steve Blank, che in ambito di innovazione è un nome internazionale, insomma il padre spirituale del famoso Eric Ries dell'Lean Startup, quindi ci è piaciuto Blank e abbiamo tagliato subito la testa al toro così. Giussi Tomarchio, presidente di Blank attualmente, e come si fa a entrare a far parte di Blank? Bisogna sottomettere una richiesta di membership, come in ogni associazione ci sono diversi tipi di socio, ci può essere un socio ordinario, quindi con diritto di voto, e poi ci può essere un socio sostenitore, che può essere un partner che ci sostiene o economicamente o anche tramite servizi, mettendo a disposizione i luoghi o altro. Basta visitare il sito www.blankfactory.org e compilare la richiesta di membership. Siccome noi vediamo l'associazione come un'associazione che deve contemplare persone che hanno voglia di fare, nel nostro statuto ho messo una regola sul livello di presentazione, quindi è sempre bene conoscere qualcuno all'interno dell'associazione e farsi diciamo sponsorizzare. Perché associarsi a Blank? Se si è innamorati dell'innovazione e si vuole fare qualcosa su questo territorio, allora Blank è la risposta a questa esigenza. Prossimo evento di Blank? Noi reitereremo questi meetup che abbiamo avviato in questi giorni qui in Sicilia a febbraio, quindi saremo di nuovo su Messina, saremo di nuovo su Catania, saremo per la prima volta su Palermo, Siracusa, forse Ragusa e molto probabilmente Cosenza, e chi ce ne vuole proporre altri, noi prenderemo lo zaino e seguiremo. Ma soprattutto stiamo organizzando un evento sull'innovazione disruptive, quindi quell'innovazione, come dicevo prima,
a qualche cosa che cambia le regole del gioco in qualche senso. A fine marzo a Catania si chiamerà Blank Disrupt e a breve, proprio in questi giorni, uscirà la pagina dell'evento. Grazie ragazzi. Grazie a te. Possiamo ricordare il sito www.blankfactory.org. Ti aspettiamo. E quindi questi erano, sì, hai visto, ti è piaciuto? Questi erano Stelio Verzera e Giusy Tomarchio di Blank. Giusy Verzera, cioè Giusy Verzera. No, Stelio Verzera, Stelio Verzera e Giusy Tomarchio. Sì, sì, questo l'ho capito. Stelio Verzera è messinese? È messinese, sì, di nascita, però poi è cresciuto a Roma. Ah, ecco. Ok. E quindi questa era appunto, come diceva prima Sergio, è stata l'intervista che abbiamo realizzato subito dopo... Date a Cesare quel che è di Cesare. Che hai realizzato? Come plurale mentalis. Subito dopo il primo evento. Una cosa di cui loro non hanno accennato, ma poi parlando è venuta fuori, è per rimanere in contatto con Blank, chiunque lo volesse, al di là del sito c'è anche la pagina, c'è il meetup, il profilo meetup che appunto loro curano, dove si può rimanere aggiornati in maniera costante su quelli che sono tutti i vari eventi di Blank. Noi naturalmente li seguiremo perché comunque ci sembra abbastanza interessante. Ho avuto modo poi anche di parlarne sia durante l'aperitivo che poi anche poi il giorno seguente. E mi sembra anche davvero molto interessante anche tutto quello che c'è dietro, anche per la loro filosofia di voler lavorare con le persone. E quindi non si tratta semplicemente di una membership, ma semplicemente anche proprio un voler collaborare. Loro lo chiamano coazione, una cosa del genere, se non sbaglio. Anzi, mi spiace di essere così poco preciso. Anzi, mi piacerebbe magari appunto se magari nel loro prossimo passaggio riuscire ad averli ospiti in studio, anche solo al telefono, per parlare più attentamente di quello che succederà su Blank. Sergio, ti ha convinto questa... Ma io direi cambiamo tutto. A questo punto, proprio dato che dobbiamo fare, cambiamo tutto in realtà, sì. E dunque non so se ci abbiamo ancora tempo, magari mandiamo la pubblicità, abbiamo ancora del tempo, sì, giusto per accennare questa cosa, perché Sergio dice cambiamo tutto, ma non di Star Me Up, non vuole cambiare qualcosa, no? No, tutto, ma dico, se vogliamo parliamo. Lo sapevo io, in realtà si sta riferendo a qualcos'altro. Che cosa ti riferisci, Sergio? Allora, in un minuto abbiamo la presentazione in questo momento in streaming, se vi collegate sul sito della Camera dei Deputati. Magari aspettate, ecco, 10 minuti, il tempo che finisce Star Me Up. Ecco, magari. E dico, c'è la presentazione alla Camera dei Deputati in questo momento, in diretta, del libro di Riccardo Luna, Cambiamo Tutto. Un libro che ha avuto un grande successo, tant'è lo dimostrano le 5 edizioni, lo dimostra il lunghissimo tour italiano che ha visto appunto Riccardo Luna protagonista in tutti questi incontri, 39 incontri, più addirittura una tappa a New York. Il libro appunto stasera, in questo momento che noi stiamo parlando, approda a Montecitorio per una presentazione davvero speciale. Stanno andando avanti dalle 5 in realtà. In effetti appunto stiamo cambiando in maniera un po' lenta, ma comunque dico vabbè, cambiamo tutto. Ora, non so, sì, no, in realtà qua la diretta è da 2:10, perché qua c'è scritto 18:02 sulla TV della Camera dei Deputati. Non so che orologio abbiano a Roma, c'è un fuso orario. Hanno fatto, vabbè, fare la battuta così. Infatti, il problema è che c'erano vari ospiti, ci sono stati tutta una serie di relatori, per cui è chiaro che hanno avuto bisogno di questo spazio. Abbiamo la pubblicità adesso, ritorniamo fra pochissimo perché con altri argomenti abbastanza interessanti qui a Star Me Up. Star Me Up, rientriamo per gli ultimi 5 minuti in diretta qui su Radio Messina International.it oppure 106.7 in FM sulla zona di Messina e provincia, anche in provincia si sente sui 106, è figo. Ricordati però che non che devi morire, perché questa è la battuta, quella classica, ma la mente è come un paracadute. Okay. Funziona solo se si apre. Grazie mille Sergio, in effetti ci mancava questo tuo piccolo promemoria. In realtà, prima di, però, oltre a ricordarvi questo, in realtà vorremmo anche ricordarvi che domani, per chi si trovasse dalle parti della Camera di Commercio, magari ci volesse andare, alle 10 ci sarà il convegno Reti di Impresa per la crescita di imprese e territori. È un seminario
che è organizzato dalla Camera di Commercio tramite la sua azienda speciale Servizi alle Imprese in sinergia con Assoreti PMI e l'Istituto Guglielmo Tagliacarne. Oltre diciamo ai saluti istituzionali del commissario della Camera di Commercio Franco De Francesco, ci sarà l'intervento di Giuseppe Capuano, una relazione sulle reti di impresa in Sicilia da parte di Monica Franco, che è il vicepresidente di Assoreti PMI, e poi invece un'altra relazione, questa volta su il quadro normativo, gli aspetti contabili e fiscali e gli incentivi da parte di Laura Marinello, che è un ricercatore all'Universitas Mercatorum, e poi una testimonianza dell'imprenditrice Katia Petretta sul fare rete nel messinese, settore smaltimento e trattamento dei rifiuti. Noi per comodità vi incolliamo il link dell'evento sulla nostra pagina Facebook, così se lo volete appunto potete andare a darci un'occhiata e così capire se vale la pena andarci oppure no. Magari che se ci andate fateci sapere un po'. Noi purtroppo domani non so se io non potrò esserci, tu Sergio? No, purtroppo no, perché ho già degli impegni, ma sembra interessante appunto l'iniziativa, soprattutto il discorso di voler fare rete, è una cosa secondo me da non sottovalutare. Un'altra cosa, tra l'altro, fare rete per le piccole imprese, ecco, questa era a livello, sì, infatti è una cosa sicuramente da non sottovalutare. Un'altra cosa che vogliamo dirvi e che ci fa molto piacere è che da oggi, in realtà, anzi dalla mezzanotte di oggi, quindi da neanche 24 ore, è disponibile nello store Android la versione Android appunto di Panpan. Benissimo. Così, benissimo. No, tu in realtà, la nostra realtà messinese, no? Diciamo la startup messinese per un terzo finalmente debutta sul mercato anche per Android, in modo tale da poter conquistare sempre più persone. Vi ricordiamo appunto, per chi ancora non lo sapesse, che PanPan vi permette di avere delle risposte da una particolare area da voi individuata. Scusatemi, a farla, diciamo, a progettarla insieme ad altre persone, Antonio Famulari, che noi abbiamo sentito l'anno scorso. Poi in tutto questo PanPan è una delle 5 startup che ha ricevuto i finanziamenti e il grant da Working Capital, quindi in questo momento stanno lavorando fra Catania, Parigi e anche Messina, un po' se non sbaglio, insomma, comunque è Milano, sono un po' sparsi. Si muovono, io consentimi di utilizzare qualche secondo appunto della chiusura di questa trasmissione per ricordare un grande personaggio della storia che ci appartiene, della nostra storia umana. Non esulo un attimo dal discorso startup, mi riferisco a Nelson Mandela, che è morto appunto il 5 dicembre, ed è stato, come sapete tutti, appunto il leader del movimento anti-apartheid, ed ebbe un ruolo determinante nella caduta appunto di tale regime in Sudafrica, ma poi provocando tutta una serie di effetto a catena anche in altri stati africani. Mi sembrava giusto ricordarlo perché il suo apporto, insomma, è riconosciuto a livello internazionale. Hai fatto benissimo, Sergio. Abbiamo giusto il tempo dei saluti, per ringraziarvi prima di salutarvi, vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordo che Start Me Up è un programma di Fabio Bruno e Sergio Calderone, e potete ascoltare questa puntata così come tutte le altre nel podcast che pubblichiamo di volta in volta sulla pagina, sul profilo Spreaker. Per tutti i vari link per rimanere in contatto con noi c'è startmeup.flazio.com. E poi ringraziamo Greg che ha curato la parte tecnica. Non ci resta che darvi appunto appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 20:10 qui su Radio Messina International, oppure quando vi pare sul nostro profilo Spreaker. Fatevi sentire, grazie, ciao a tutti. Ciao.